Buongiorno carissimi amici e di nuovo bentornati nella mia cucina. Oggi faremo una ricetta del nord. Non so se qualcuno di voi si aspettava qualche cosa di siciliano, visto che ho fatto vedere i miei acquisti siciliani della scorsa settimana, ma in realtà oggi faremo un risotto molto classico, che è il risotto alla milanese o allo zafferano. Voglio essere però preciso, quello a milanese, quello classico, prevede anche l'utilizzo del midollo, che io non ho, anche perché andava prenotato per tempo in macelleria e non ho avuto proprio l'occasione di poterlo fare. Però faremo quello classico, lo zafferano. Quindi adesso noi ci vediamo la ricetta con gli ingredienti, come al solito qualche piccolo consiglio, e poi ci vediamo soltanto alla fine del video per la chiusura. A dopo! Allora, cominciamo a mettere un 25 g di burro all'interno della nostra pentola, li facciamo sciogliere tranquillamente e ci aggiungiamo anche la cipolla tritata. Per aiutare a stufare la cipolla aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale che teniamo sempre caldo, mi raccomando, e adesso lasceremo stufare per 4-5 minuti. La cipolla dovrà diventare trasparente. Allora, io oggi utilizzerò un riso diverso da quello che si usa normalmente per fare il risotto allo zafferano, che è generalmente il Carnaroli. Il Carnaroli è un riso che viene coltivato nella zona del Vercellese, quindi nel Piemonte. Io invece utilizzerò oggi il Vialone Nano, che arriva invece dal Veronese, quindi da tutt'altra parte, ed è un chicco un pochino più piccolo rispetto al Carnaroli, ma sempre utilizzato per i risotti, che viene fatto all'onda o anche sgranato. La cipolla è pronta, adesso andiamo a mettere il nostro riso e lo facciamo tostare insieme. Adesso andiamo a bagnare il riso con il vino bianco e facciamo evaporare la parte alcolica. Una volta che il vino è evaporato, copriamo completamente il riso con il nostro brodo vegetale, che continuerà a sobbollire. Mi raccomando, deve essere sempre bollente. Ogni tanto continuiamo a girare sempre il riso, non lasciatelo mai da solo, mi raccomando. Allora, avete visto prima quando ho messo in infusione lo zafferano e guardate che cosa è diventato. Adesso lo andremo ad aggiungere a metà cottura al risotto. Andremo ad aggiungere il nostro zafferano. E finiamo la cottura. Provate a sentire se è giusto di sale, altrimenti correggete e terminiamo la cottura. Ormai mancano circa un paio di minuti. Il risotto è pronto, adesso lo togliamo dal fuoco e lo facciamo riposare per un paio di minuti. Allora, per essere sicuri di far riposare il riso per il giusto tempo, ho messo il tempo proprio sul cellulare, così non vi sbagliate neanche voi. Il timer ha squillato. E adesso prendiamo burro e parmigiano freddi da frigo. Allora, andiamo a mettere il nostro burro per la mantecazione. Se vi accorgete che il risotto rimane leggermente poco lento, potete metterci anche un goccio di brodo vegetale, ma in questo caso non ce n'è bisogno. Come vedete, il burro sta facendo la sua funzione. E ora mettiamo anche il nostro parmigiano. Ed ora facciamo lievitare l'onda. Eccolo, è pronto. Ed ecco il nostro risotto allo zafferano.
Allora, io spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Come avete visto, è un risotto veramente fantastico, quello proprio classico. Posso dire che chi impara a fare questo tipo di risotto non avrà assolutamente nessun altro problema a fare i risotti, quelli anche più complicati, perché qui si parla proprio della tecnica base più classica. Ho usato un altro riso, ma come avete visto non solo ha tenuto bene, ma è venuto fantastico. Quindi io che cos'altro vi posso dire? Provatelo anche voi, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se avete bisogno di qualche altro suggerimento e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Io vi auguro una buona giornata e un bacione a tutti.